prepareremo un chilo di prodotto, 1000 grammi, e qui abbiamo 500 grammi di frutta, cui 350 di kiwi, il 70%, e 150 grammi di banana, che è il 30%. Andremo ad aggiungere, come tutti i sorbetti, dell'acqua, non del latte, proprio perché il sorbetto per Gelato University è senza derivati del latte. Andiamo ad aggiungere del succo di limone, vediamo un po' a secco quello che è la farina di semi di carruba con lo zucchero. La farina di semi di carruba è un addensante naturale e poi abbiamo lo zucchero, il classico zucchero saccaroccio. A questo punto noi andiamo con un mixer ad immersione, un mini penne, andiamo a frullare bene gli ingredienti. Qui è molto importante non aumentare troppo la velocità del frullatore e non aumentare troppo i tempi per proteggere naturalmente il seme del kiwi, per evitare che questo si spezzi, perché altrimenti dà un colore non corretto al prodotto e allo stesso tempo dà anche una, diciamo così, una aromatizzazione non corretta. Andremo a versare 500 grammi di prodotto. Io vedo la tacca a cui posso fermarmi per i 500 grammi di prodotto, e questo va inserito poi nella nostra Freeze & Cook, il nostro mantecatore professionale. Grazie per l'attenzione e buon gelato a tutti, e ci rivediamo a Fico molto presto.